Mino D'Angelo, tra gli organizzatori della Brindisi in bicicletta, quest'anno raggiunge quota 36, è una iniziativa che ogni anno rischia di non farsi, ma forse prevale poi sempre il buon senso e la voglia di regalare a Brindisi questo momento di aggregazione. Al di là delle difficoltà obiettive che si riscontrano nell'organizzare una manifestazione di questa portata, tra iter burocratici sempre più caotici e i costi che sono esorbitanti, c'è sempre la volontà di regalare un momento di grande gioia e di grande socialità alla città di Brindisi. Tra l'altro la 36esima edizione ha dimostrato come la città abbia comunque risposto bene, malgrado un maggio così non ce lo ricordavamo da novembre. Ormai è un tormentone che ci sta perseguitando e quindi sono contentissimo e felicissimo, cioè la gioia di vedere tutti questi brindisini insieme ad abbracciare la nostra città e a riscoprire il piacere di passeggiare con la bicicletta nella nostra città, credo che sia il miglior risultato che si possa conseguire. Per cui un grazie a ai quasi 800 che sono iscritti e malgrado non abbiano risposto tutti quanti e tutti quanti si siano presentati in maniera puntuale stamattina alla partenza, probabilmente legati anche al cattivo tempo che si profila. Possiamo dire che il vero motore di questa manifestazione continua comunque ad essere il signor Romeo Tepore. Su quello non ci sono dubbi, non è solo il motore, è proprio l'animus di questa manifestazione. Senza di lui, senza i suoi stimoli e le sue continue sollecitazioni, non saremmo stati in grado di produrre questo bel risultato.